Tu vuoi fare l'americano, così canta il ritornello di una nota canzone. Un motivetto che in Ducati evidentemente piace tanto, e così dal cilindro magico di Borgo Panigale ecco uscire fuori la Cruiser X Diavel, la protagonista di questo Perché comprarla. Quanto conta lo stile? Sin dalla sua uscita, le etichette e gli aggettivi per definire questo modello si sono sprecati. Probabilmente quello che gli calza meglio addosso è Techno Cruiser, oppure Bomba Sexy, fate voi. Lunga, bassa, con le pedane avanzate, a guardarla con il bel monobraccio, gli scari aggressivi, l'aria graffiante, esprime subito qualcosa di felino, ma allo stesso tempo di sofisticato e avveniristico. Non è una semplice Diavel e lo capisci subito, anche perché quella X parla chiaro, raccontando alla perfezione l'incrocio di due mondi all'apparenza contrapposti, quello delle cruiser, immediatamente rappresentato dall'inedita trasmissione a cinghia, e quello delle prestazioni, che da sempre contraddistingue il marchio bolognese. La versione in prova è la S, la più sofisticata, che ad un pacchetto già eccezionalmente ricco, aggiunge gli splendidi cerchi dedicati che saltano ancora di più il rotone posteriore da 240, ma anche la verniciatura nero lucido sul serbatoio con banda nero opaco e filetto rosso al centro e altri piccoli accorgimenti per un look super ricercato. La X Diavel S inoltre, diversamente dalla standard per la quale è in optional, viene già fornita di serie con il DRL, il Daytime Running Light per il proiettore anteriore. Le pinze freno infine sono delle Brembo monoblocco M50. Le pedane avanzate su una Ducati spiazzano davvero tanto e costringono ad un reset immediato, e infatti in più di qualche occasione mi è capitato di andarle a cercare proprio lì dove di solito sono abituato a trovarle sul Diavel standard. Ciononostante, la posizione di guida è naturale e piuttosto confortevole, mentre la sella bassa da terra e il manubrio largo consentono un'elevata manovrabilità e aiutano ad avvertire davvero poco i 247 kg in ordine di marcia. Com'è la strumentazione? Super high-tech e completa di tutto, offre una reggibilità davvero ottimale. La strumentazione riprende l'impostazione già utilizzata sul Diavel, con le spie sul manubrio e l'ottimo schermo TFT, molto completo senza risultare caotico, che mostra tutte le indicazioni principali, dalle classiche info di servizio come ad esempio il tachimetro, i vari contachilometri, il segnalatore di marcia inserita, all'impostazione dei sistemi elettronici di bordo. Seguendo il recente trend, anche sulle X Diavel a gestire l'accensione ci pensa una pratica Smart Key. E il motore? Un vero strappabraccia, di quelli che ti conquistano all'istante. Sto parlando del tonico testa stretta DVT con sistema Desmodromic Variable Timing, un bicilindrico L Dual Spark raffreddato dal liquido da 1262 cm3, capace di esprimere la potenza di 156 cavalli, ma soprattutto la coppia massima di 128,9 Nm ad appena 5000 giri, che tradotto significa la classica castagna che ti proietta nell'iperspazio non appena ruoti con decisione la manopola del gas, per poi allungare senza esitazione fino all'intervento del limitatore. Insomma, esattamente quello che ci si aspetta quando si cavalca un qualunque puro sangue marcato Ducati. E niente, quando dai gas qui senti letteralmente salire i brividi dietro la schiena. È bella da guidare? Nonostante lo scenografico pneumatico posteriore oversize e l'impostazione da cruiser, questo X Diavel mi ha stupito per agilità e maneggevolezza. Rispetto al Diavel standard, l'effetto wow, quello che ti fa pensare ma com'è possibile, si riduce un po'. Trattandosi però di un modello con un'impostazione cruiser ben più marcata, rimane ugualmente sorprendente la reattività, soprattutto sui percorsi più guidati. Chiaramente per andare davvero forte e portarla al limite occorrono un po' di manico e di esperienza. Nei rapidi cambi di direzione ci vogliono braccia decise e tanta sensibilità, ma la luce a terra non manca e si riescono a pennellare anche delle belle pieghe, roba che gran parte delle grosse custom cruiser in circolazione si sogna. In ogni situazione poi si può scegliere sempre la X Diavel più adatta. 3 i riding mode a disposizione: Sport, Touring e Urban, quest'ultima con potenza ridotta a 100 cavalli da utilizzare soprattutto in caso di pioggia. Touring invece è la più equilibrata delle tre, si utilizza nel 90% dei casi, e infine per quel restante 10% di teppismo estinto da brucia semafori, dentro Sport e via! Qual è la sua strada ideale? In sella a questo X Diavel è fortissima la sensazione di trovarsi aggrappati alle corna di un bufalo lanciato al galoppo nella prateria.
In città l'impostazione un po' rigida del mezzo si fa sentire abbastanza, soprattutto sui fondi sconnessi come i classici sanpietrini. Non è una moto che nasce per il commuting e lo slalom tra le auto in coda non è il suo mestiere. Meglio aspettare la sera, quando il traffico si dirada e i lunghi vialoni sono liberi di accogliere i suoi ruggiti tra un semaforo e l'altro. Dopodiché, l'autostrada? No grazie. Dove invece questa Ducati mi ha regalato un gran bel feeling e sensazioni assai piacevoli è sui percorsi collinari mediamente ondulati. Qui, ad andature da passeggio o moderatamente allegre, si riesce a godere al meglio tutto il carattere e la personalità di questo modello. Per quanto riguarda la guida in coppia, su via siamo seri, scordatevi le bianche scogliere di Dover. Con un passeggero dietro, meglio limitarsi al classico tragitto casa-aperitivo. È sicura? La dotazione elettronica presente su questa moto è davvero imponente, il meglio attualmente in circolazione in fatto di sistemi votati alla sicurezza di guida, tutti presenti nel Ducati Safety Pack. E così, ecco in elenco il sofisticato cornering ABS di Bosch, che evita indesiderati effetti autoraddrizzanti anche quando si pinza forte in curva, e l'ottimo DTC, il Ducati Traction Control, selezionabile su diversi livelli di intervento, che fa la differenza quando si guida su fondi infidi, tenendo opportunamente a bada l'esuberanza del grosso bicilindrico. Ottima poi la frenata garantita dal potente impianto Brembo, modulabile e infaticabile, una vera certezza. Quanto costa? Blasone, ricercatezza tecnica e fascino da rubacuori. Se questa Ducati vi fa brillare gli occhi, meglio che il vostro salvadanaio sia davvero bello grosso. L'esemplare in prova, la versione S, costa 23.290 euro, giustificati dalla ricca dotazione di serie che comprende tra gli altri Cruise Control, Ducati Power Lounge, proiettori full LED, commutatori manubrio retroilluminati, modulo Bluetooth, infotainment e altro ancora. Per risparmiare qualcosina potete scegliere la X-Diavel Standard al prezzo di 20.290 euro. Tanti, in ogni caso, gli optional che possono far velocemente salire il prezzo, come ad esempio quelli che consentono di cucirsi la posizione di guida addosso, vedi le 5 selle a disposizione, o le tre pieghe del manubrio o le tre posizioni delle pedane. Difetti? Per quanto riguarda ciò che ho apprezzato meno, sicuramente d'estate il calore che sale dal motore si fa sentire, soprattutto quando si fermi al semaforo. Il passeggero poi meriterebbe un pizzico di attenzione in più e se al secondo appuntamento salirà ancora in moto con voi, non abbiate dubbi, è amore vero. La consiglieresti? Muscoli ed eleganza con una fortissima personalità pronta a tuonare forte dagli scarichi ogni volta che si ruota il comando del gas. Un mezzo l'X Diavel che non passa certo inosservato e che attira gli sguardi. Quindi il suo acquirente tipo è un rider che non soffre certo di timidezza, attento allo stile e che cerca un'alternativa alle classiche roadster a stelle e strisce. Il tutto condito da una dotazione tecnica, ciclistica ed elettronica al top. Concorrenti sono sicuramente le Big Custom Harley più vigorose, ma anche la bella Guzzi California 1004 Audace, senza dimenticare però alcune roadster ipertrofiche fuori dal coro come la Triumph Rocket 3 e la Yamaha V-Max. Se però al vostro interno batte un cuore desmodromico, in fondo la vostra scelta l'avete già fatta.